Il Pineto vince anche il match della 16ª giornata di campionato nel girone B di Serie C contro il Sestri Levante. Finisce 1-0, decide De Santis al 15° della ripresa. Continua il sogno della squadra di Amaulo, che sale al 5° posto con 25 punti, scavalcando di nuovo il Pescara, che ha una partita da recuperare. È la 6ª vittoria in campionato per i biancazzurri, che nel loro stadio vincono per la prima volta in Serie C dopo il pari al debutto contro il Perugia. Partita sporca, complicata, con un Volpicelli non nella sua versione migliore, anche se la vittoria alla fine non fa una piega. Il Sestri Levante viene messo sotto nei primi minuti da Germinario e compagni, ma tiene botta ed esce alla distanza, creando dal nulla la migliore palla gol del primo tempo al 16° con Forte. Tonti deve compiere l'ennesimo miracolo della sua stagione per tenere a galla i suoi. Il Pineto torna fuori dal guscio nei minuti finali, mettendo in difficoltà Nacourà con il raso terra di Evangelisti prima dell'intervallo. Nella ripresa la squadra di casa riparte bene e chiude i liguri nella loro metà campo. Serve un quarto d'ora per l'episodio chiave del match. Angolo di Volpicelli, De Santis svetta in area più alto di tutti e infila la porta ospite, segnando quello che sarà il gol partita. Il Sestri Levante lotta e resta in partita, ma non trova mai sbocchi offensivi. Amaulo torna al 3-5-2 nel finale con un triplo cambio e ha anche qualche chance per chiuderla, ma le ripartenze affidate a Njambe non si concretizzano. Alla fine il successo pinetese è legittimo, festa finale dei giocatori sotto la tribuna, si può continuare a sognare.